Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo video di Super Gargazzoli. Siamo in pieno tema WrestleMania. Questa sera War Games con Bianca Belair, nuova campionessa. E vediamo un po' ragazzoli cos'è che possiamo fare, perché è un evento dove possiamo vincere veramente tanto. Perché abbiamo come carta Royal Rumble 21 una donna. Al momento è singola, però ultimamente vi dico la verità, sto trovando soltanto donne, sia in draft board, sia nella draft board esclusiva, che dopo comunque cercherò di farne almeno un'altra e spero di trovare un altro reset. Oggi ho trovato un reset, Royal Rumble 21, veramente incredibile, ve lo faccio vedere subito. Sono contento comunque, sono contento. Siamo ancora a Royal Rumble Plus, ci vorrà ancora forse un po' di tempo, però comunque, tutto sommato, non è che ce la stiamo cavando troppo male. Comunque, recenti, Royal Rumble... Recenti WrestleMania 37 un po' triggera, perché purtroppo è il miglioramento che abbiamo ottenuto dal pacchetto gratuito. Purtroppo quando ho visto nel Ladder Reward ottenuta carta WrestleMania 37, quale? Non me lo ricordavo era questa, infatti vabbè, lasciamo perdere. Carta miglioramento ci serve fino a un certo punto. Royal Rumble 21 invece oggi ho ottenuto lei, Alexa Bliss in draft board, non da quella esclusiva ma da quella normale, quindi si possono comunque sempre ottenere carte di ripristino del proprio livello sia nella draft board normale con il solo contatore, ci vorranno 300 ripristini, quelle che saranno, e lo stesso per con le 16 carte della draft board esclusiva. Una delle 16 carte è una carta del proprio livello. Comunque ragazzi, vediamo se possiamo fare questa sera, perché a parte voglio giocarmi un po' di Wargames, però abbiamo anche intanto un pacchettino gratuito che male non ci fa, ci prende un po' di roba per questo evento. Ok, io proverò a giocarmelo fino a 6000 punti della carta WrestleMania 21, però ultimamente sto giocando un po' poco perché ho avuto un sacco di problemi, sono un macello totale tra colleghi col Covid a casa, tra i tamponi, tra gli straordinari, le ore al lavoro, è un casino, è un macello ragazzi, sto dormendo e lavorando, non faccio altro. Quindi, bella, tornato su Supercard, se ne voglio fare almeno due, perché voglio utilizzare questo, ma poi voglio farlo anche da collezionabile con il gettone d'oro. Possiamo stasera spacchettarci due pacchetti questi qua. E c'è la possibilità di trovare WrestleMania 37, attenzione, addirittura Mankind a tema. Non sono male questi pacchetti, possiamo farceli un paio. Abbiamo tre gettoni d'argento. Sì, direi proprio di sì. Altrimenti con 9 abbiamo un'opportunità maggiore, ma vabbè. E con uno facciamoci il puzzle. Tanto trovare una carta Royal Rumble 21, comunque provare in un puzzle, io direi di puntarla lì. Però lo faccio sul telefono, non lo faccio perché qui col mouse è lezzo, mi accorgo, non ce la può. Devo farlo sul telefono. Poi intanto prendiamo anche il pacchettino gratuito. Vediamo un attimo cos'è che possiamo fare. Anche lo spacchettamento in draft board esclusiva, sperando in una carta WrestleMania 6, buono. Sperando in una carta di ripristino Royal Rumble, spero proprio di sì. E poi ragazzuoli, ho messo a farmare nel Performance Center altre due superstar. Kate Lee, che uno lo ottenemmo, una delle prime carte se non vado errato, forse una reset, no, reset era Charlotte. Comunque una delle prime carte abbiamo ottenuto Kate Lee e Mastodonte. E poi l'ultimo Wild Wednesday ho trovato tre carte mastodonte dal pacchetto. Non è stato neanche troppo male. Però comunque abbiamo trovato Kate Lee che è pro, e abbiamo trovato un Riddle che è pro. L'altro l'avevo tenuto la volta nel video scorso, nel free pack opening. Quindi comunque abbiamo a farci queste due pro Behemoth mastodonti, ma comunque ci serviranno in altri deck, perché al momento questo è il nostro deck principale. Che Royal Rumble 21, abbiamo trovato lui. Ottimo manager, ci alza la velocità e il carisma. Purtroppo ci servirebbe a questo punto o un WrestleMania 37 Poleman, oppure un Royal Rumble, essenzialmente sì. Ma vabbè ragazzi, comunque a questo punto direi che possiamo andarci a fare perché sì, un secondo pacchetto gratuito. Lo stavo dimenticando. A dopo. Secondo pacchettino, bam! Ok, avanguardia. Peccato non si possono sacrificare questi qui nel Into the Dust, peccato. Allora, a questo punto, diamoci il tickettino, 34, prossimo free pack opening, ragazzi, lo facciamo quando arriveremo a WrestleMania, adesso non ha alcun senso, è sparita la musica, non mi piace sta cosa. E vai così, andiamo negli War Games,
Perché dobbiamo ottenere questa carta di Kevin Owens il più presto possibile e poi giocarci la Royal Rumble 21, 6.000 punti e voglio portarmela a casa. Signori, si va. Ho adottato altri tipi di tattiche, diciamo. Prima, nello scorso video, ci avete utilizzato tanto carte di livello inferiore. Questa volta invece utilizzo carte potenziate al massimo e utilizzo deck. E utilizzo tattiche in questo modo. Per esempio, qui adesso... Man, qui mi fanno mans, mi fanno manze. Proviamo in questo modo e puntiamo su questa freccia in basso, tenendoci Cesaro per un deck successivo. Figa comunque la musica qui, Molto metal. Dai, portiamoci a casa più punti possibile. Questo ring te lo regalo volentieri, non me ne frega nulla. Prossimo, ok, altre frecce in basso, quindi la buttiamo subito. 1, 2 e una Royal Rumble evento, limited edition insomma. Prossimo ring è questo. Quando abbiamo lo slot qui, cioè la carica al completo della super mossa, è easy vincere addirittura anche con una carta, magari ne batte anche 3. Non è male. Ma comunque, cosa vi sto insegnando questo evento? Ormai lo saprete fare tutti ormai, dai. Allora, portiamoci a casa più punti. Questo ormai mi sa che si è arreso di metterci carte. Questo è ancora libero, quindi puntiamo tutto quanto su questo. Velocità, ci buttiamo 3 carte della rampa, per forza. Più manager velocità. E a questo punto, ragazzuoli, se non cambia niente, mi sa che abbiamo portato a casa il massimo dei punti possibili in questo evento qua. E dopo andremo a spacchettarci in draft board e sacrificare ogni carta into the dust. E poi andiamo a pescare dalla draft board esclusiva, spero, qualcosa di buono. Spero davvero. Dai. Picchiatevi, buono, è nostro. La vittoria è nostra, la vittoria. Yeah, pochi punti, potevo farne almeno 150, Ne ho fatti pochi, ma vabbè. Ragazzuoli, comunque sia, più o meno le tattiche sono queste, quindi 53 carte, andiamo a spacchettarcele tutte quante. Chissà cosa potrebbe accadere. Stiamo ancora trovando carte a tema spring, tema primaverile. E non so se vi consiglio di fare, che tanto servono fino a un certo punto. Magari trovate quelle buone nei pacchetti, insomma negli eventi e quant'altro, va bene, ma queste carte qui... ecco, lo sapevo. Non avevo considerato questo, devo sacrificare, vabbè, facciamoci un altro match, sti cazzi. Trasformiamole in polvere e tutto il resto andiamo ad allenare qualcosa. Alleniamoci per esempio Kit Lee, perché no, ci serve. Quanto tempo c'è ancora addirittura? 2 giorni, ok. Vai, poi dopo andiamo anche a spacchettarci, facciamoci 2 puzzle... sperando in 2 pacchetti buoni e poi anche quel pacchettone di dobloni d'argento. Freccia a destra e stop. Ok, quindi puntiamo su questo deck qua. E ok. Dai. Paura, La strizza proprio. Undertaker l'ha levato. Ha messo un altro deck, l'ha messo. Dai, ha messo di qua da solo, Hai la strizza, Tuo regalo volentieri, tuo regalo. Ma adesso arrivo, adesso arrivo, stai attento. Forza e carisma, guarda, ti ci metto un bel King Corbin e punto tutto qua. Mai quel ring lì è nostro. Questo abbiamo vinto, ok. E qui ora arrivo, ora vedrai, ti sistemo io. Che carte mi dai? Not bad. 1, 2 e Edge the egg. Vai. In ogni modo, questo evento, se non lo giochi con i raddoppiatori, cioè non giocarlo proprio. Se non lo giochi con i raddoppiatori dei punti, non lo giocare questo evento, è impossibile. Utilizza crediti per comprarti i raddoppiatori, altrimenti non lo giocare proprio. Dai. Nostro. E qui ci giochiamo tutto adesso, questo è, oddio, questo non lo so, ha 2 mastodonti pro lui. Grande Walter,
Madonna ragazzi, non ci fosse stato lui e quest'ora sarà gallina. 124, buono, va bene. Dai dai dai, siamo a metà strada, siamo a metà strada quasi. Ok, non abbiamo trovato niente in draft board, trasformiamo ogni carta in polvere. Vai! Yeah, abbiamo completato l'ennesima barra. Oddio no, le cuffie, sparite. Prendiamoci il pacchettino, un'estrazione in draft board ragazzi, speriamo bene. Portiamoci fortuna tutti quanti, state anche voi spacchettando ancora una volta in questa draft board importante, importantissima. Facciamolo insieme al 3. 1, 2, 3. Miss Elizabeth, forza e velocità, mannaggia. Mannaggia. Sempre carte sciame stiamo a trovare, eh. O troviamo carte sciame sostanzialmente o carte Royal Rumble, vabbè. Purtroppo da questa draft board per il momento ricevo soltanto una e una sola carta. Perché non ho ancora altre 7? Oh, non ho preso tutte. No, mi sembrava di sì. Ah, perché avevo finito, ok. Hai ragione. Da questa draft board, ragazzi, stiamo trovando o carte sciame o carte Royal Rumble. Purtroppo per il momento soltanto una carta Royal Rumble. Quindi neanche la missione quella... Guarda, la risacrifico subito, che tanto ci serve fino a un certo punto. Miss Elizabeth, forza velocità. Ce l'ho addirittura Mastodon, se non vado errato, quindi... Guarda. Non ci serve. Altri 500 punti, ci danno un bel boost iniziale per ripartire di nuovo. E sì, niente, la missione WrestleMania non la farò. Cioè, mi manca soltanto una... E mi serve appunto completare 4 ripresi nel draft board esclusivo, non ce lo farò. Al limite posso riprendermi altri dobloni, quello posso fare perché sono missioni ripetibili fino a 20 volte, sti cazzi. Posso fare magari un altro allenamento in performance center fra 2 giorni, quando finisce quello mi prendo un altro doblone. Oppure altre 3 carte pro perfette, 2 ne faccio con Riddle e Ketli, un'altra magari ne invento, vabbè sti cazzi. Ragazzi, direi che ci siamo. Quindi andiamo a pacchettarci un pacchettino con 3 dobloni, anzi 2 pacchetti con 6 dobloni, dopodiché andiamo a farci il puzzle, però devo farlo sul telefono, quindi dovrò staccare un secondino, e lo faremo in quell'altro modo. Signori, possiamo trovare sostanzialmente una carta WrestleMania qui. Guardate quanto è bella Alexa Bliss qua. It's awesome, awesome, veramente. Signori, primo pacchettino, ce lo portiamo a casa, una WrestleMania ragazzi stasera. Dai, grandi di WrestleMania, vai. Primo pacchetto, 3, 2, 1. Braun Strowman, Royal Rumble, primordiale Bayley e SummerSlam di Finn Balor. Niente. Andiamo con il secondo e ultimo pacchetto. Dai, supercard. Give me WrestleMania. 3, 2, 1. Boom. Eh no, WrestleMania sì, ma quella sbagliata. Quella dell'anno scorso. Vabbè, peccato, è andato. Questo pacchetto è andato. Montez Ford e Drew McIntyre. Ok. Pacchettino. Niente, pacchettino fiero che ci servirà soltanto per allenare le carte. Nient'altro. Ragazzoli, ci spostiamo direttamente su telefono. Mannaggia, lontano. Per giocarci il puzzle di Mick Foley. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora andiamo direttamente a farci questo puzzle. Prima quello gratuito qua, dopodiché con il doblone d'oro. Signori, non sono mai riuscito ad arrivare oltre il quarto puzzle, quindi vabbè. Però sostanzialmente 2 Royal Rumble lo so portare a casa da questo piccolo evento. Quindi dai, proviamoci. Primo easy, 30 secondi per mettere 4 carte. È stupida come cosa, stupida. 1, 2 e 3 e 4, vai. Già dal prossimo serve concentrazione. Già da qui, porca miseria. Easy, dai. Next. Ok, easy. Oh. No, oddio, stavo scordando un pezzo, perché stavo miscliccando, maledetto. Ok, qui lo perdiamo.
Niente, vado nel pallone più completo, niente. Ok, due puzzle soltanto, tre puzzle completati e basta, speriamo in un triplete fantastico, fiero. 3, 2, 1, bam! Ruby Riot. Mannaggia, se fosse stata la Royal Rumble sarebbe stata forse una potenziale pro. SummerSlam di Pete Dunne e di nuovo, ok, va bene. Va bene, ok, ci facciamo il secondo direttamente qua dal menu collezionabili. Spendiamo il... Questo sarebbe stato il terzo doblone, ragazzi, il terzo doblone d'oro. Eh sì, perché ho già fatto due puzzle qua. Avrei potuto ottenere una carta da rampa. Ma sti cazzi. Dai, altra possibilità per noi. Dai, qui magari sarà una vincita migliore, speriamo. Attenzione, si parte. 1, 2, 3 e 4, easy. Avanti, siccome completare almeno il quarto va completato, raga. Almeno il quarto. Vai. Cioè, come non mi scliccare adesso, facciamolo sapere bene, perché se no mi ragazzi, eh. Allora. Ecco, già, vedi. Ma con calma, che se si sbaglia poi è un casino. Dai, questo l'ho completato già diverse volte, cerchiamo di farlo, dai. Dai! One second left! Yeah, ok, abbiamo completato 4 puzzle, che quinto non... Sì, vabbè, posso anche finirla qua, è inutile. No, è questo qua, questo già non capisco niente praticamente, già in questo qui. Divento soltanto grullo a guardarlo praticamente. Cioè devo stare attento soltanto alle cose tipo... Questo dove sta? Perché non sta lì? Sta qua. Vedi, poi sbaglio. Niente, questo sta qua su, questo sta qua. Questo si mette qui, quello sta di qua. No, sta... è sbagliato. Ah, sì, abbiamo completato 4 puzzle. Spero in qualcosa di buono a questo punto. Attenzione, pacchettone, 3, 2, 1. Bam! Sciame. Massimo che possiamo ottenere è sciame. Beli elementale, sciame di... Oh! L'avevo fatto pronto, non lo ricordo, sapete. Altrimenti potrebbe essere un rinforzo, vabbè. Poi Roman, mi sa che Roman non è pro perché mi sa che l'hanno sacrificati. Ma vabbè, e poi WrestleMania di Shane Bale. Va bene ragazzi. Va bene così. Un altro? Ah no, mi sembrava... Neanche. Perché c'ho sempre un contatore di un doblone qua su, scusate. È buggato? Se è buggato... Se è buggato era infatti va a zero. Se era buggato, mi ci ha fatto credere, ma ha fatto il trollino. Vabbè ragazzi, niente. Ok ragazzuoli, penso che per questo video possa essere tranquillamente tutto. Non c'è nient'altro che possiamo fare. Proverò ad andare comunque avanti negli War Games per ottenere la carta della Rumble 21. E per ora basta. Voglio un attimo vedere i secondi deck. Perché mi interessa, questa settimana, visto che c'è il randomization, voglio vedere quanto posso puntare. Siamo sempre alla Rumble 21. Anche se dovessimo andare a farci due pro, andremo comunque a sostituire lui e lui. Ma non credo che con due carte soltanto sostituite a due Behemoth pro riusciremo ad arrivare a WrestleMania qua. Difficile, difficile, difficile. Quanto riguarda Road to Glory, siamo sempre a Mastodonte Plus. E a me per il momento va bene. Last Man Standing, Mastodonte, Double Plus. Giant Unleashed, siamo sempre quasi a Mastodonte. Women's, siamo quasi a Sciame. E qui andremo avanti in questo deck. Staremo per eliminare qualche altra carta perché abbiamo altre donne da aggiungere. E Clash of Champions, ovviamente, siamo a Mastodonte Plus. E va bene così. Ragazzoli, per questo video è tutto. Prossimo video andremo... Non lo so. Qualcosa succederà nel prossimo video. Qualcosa di epico, qualcosa di veramente brutto. Non lo so. Forse Wild Wednesday o magari riusciamo a farlo anche prima quando riusciremo a concludere questo World Games. Comunque ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.